Buonasera mister, una partita Ternana lucidissima secondo me, ha lavorato i fianchi l'avversario, non si è mai spazientita, caratteristiche che tu chiedi, partita ragionata, poi vengono fuori la classe, il gioco, l'organizzazione tattica, mi sembra che non ci sia nulla da dire sul risultato. No, mi è piaciuto tantissimo il primo tempo della squadra, sinceramente, meritavamo di stare in vantaggio il primo tempo. Abbiamo controllato il gioco, abbiamo avuto pazienza e l'Ascoli ha corso tanto, siamo stati molto più lucidi rispetto al campo basso e nella pulizia tecnica e i ragazzi erano tranquilli, cercavano di trovare le giocate e hanno letto benissimo la situazione, da un lato venivano a uomo, dall'altro c'era Varone che ballava tra i due, loro l'ha letta bene, a un certo punto abbiamo allargato Curcio, Cicerelli è venuto più dentro, i ragazzi hanno avuto grande lettura, poi al secondo tempo l'abbiamo sbloccata, penso che abbiamo fatto una buonissima gara. Buonasera mister, naturalmente complimenti perché stasera la Ternana ha fatto una grande partita, già nel primo tempo ha avuto 3 occasioni da gol, una sventata dal portiere deviando la sfera in corner e altre 2 dove prima Curcio e poi Cianci praticamente non hanno centrato il bersaglio. Poi nella ripresa la Ternana è cresciuta ancora di più con un'intensità maggiore e l'Ascoli a parer mio è calato, lei che ne dice a tal proposito? No, sono d'accordo, l'Ascoli il primo tempo ha cercato di tenere i ritmi alti ma noi avevamo la sensazione di essere in controllo e di essere molto lucidi nelle scelte e non era facile trovare sbocchi visto che su Cicerelli già era marcata uomo e dentro al campo cercavano di mascherarci sui 2 mediani, però abbiamo mosso la palla bene da un lato all'altro, cercavamo di attirarli e abbiamo sviluppato 4-5 volte molto molto bene, siamo stati troppo frettolosi in 3 quarti, molte volte abbiamo sbagliato il controllo, molte volte abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, non abbiamo fatto la scelta giusta, 2 volte potevamo arrivare sul fondo con la sovrapposizione e mettere la palla dentro, invece abbiamo tentato la giocata, ma questo capita, questo è quando si vuole determinare il coraggio, quello che chiedo sempre io ai ragazzi, però era un peccato non essere in vantaggio, questo è la verità, è quello che ho detto ai ragazzi e quando non vai in vantaggio dopo un primo tempo così può diventare molto pericoloso se non l'approcci bene nei primi 10-15 minuti del secondo tempo, è lì che la squadra ha vinto la partita, in quei 15 minuti del secondo tempo dove ha riapprocciato con ferocia, voleva vincere e devo dire che anche il secondo tempo è stato molto positivo tranne gli ultimi 10 minuti quando ci siamo messi a 5, la squadra si è abbassata troppo e, però c'è anche da dire che poi non abbiamo cambio a centrocampo, De Burre e Corradina hanno fatto una grandissima partita e quindi c'era un po' anche meno benzina, Romeo ha corso tantissimo e così sono stracontento di chi è partito dall'inizio perché quando dico che arriva il momento di tutti arriva e Donati ha fatto una buonissima gara e non giocava da tanto, Martella non giocava da tanto, anche lui gli ultimi 10 minuti non ne aveva, Maestrelli ha fatto una buonissima gara, quindi che è subentrato bene, però ci siamo abbassati troppo e quando ti abbassi troppo prima o poi l'episodio ti può girare a sfavore, è questo che noi non dobbiamo fare, però in questo momento qui ragazzi non gli posso chiedere di più, visto che in certe zone del campo stanno spingendo al massimo, non ci sono ricambi e si va avanti con massima umiltà e prepareremo la prossima. Complimenti mister, buonasera. Ciao. Si è sbloccato Curcio e questa è già una bella notizia, oltre ai 3 punti. E, contro un Ascoli che aveva, insomma, perlomeno sembrava dai suoi uomini una squadra prettamente offensiva, no? Perché Marsura, Corazza, Tremolata e via dicendo, Duffizi. E lei si è trovato costretto, credo, a schierare c'era qualche preoccupazione, perlomeno in tribuna, sul fatto che dei 4 difensori 3 erano nuovi, insomma, un reparto 3 su 4 è importante. La preoccupava questo aspetto? No, preoccupava no, perché ero straconvinto dei ragazzi che avrebbero fatto una buonissima partita, però poi indubbiamente quando ne cambi 3 su 4
ricambiano gli equilibri in una squadra, e quindi qualche pensiero ce l'avevo, ma non per quanto riguarda il valore del ragazzo, perché Maestrelli è entrato anche molto spesso in situazioni scorbutiche e ha sempre dimostrato grande personalità, grande fisicità, grande lettura, un ragazzo molto tranquillo, molto, molto freddo in campo, quindi non avevo assolutamente pensieri strani. Donati lo stesso, Martella fortunatamente aveva giocato già una buona mezz'ora col campo basso, quindi era rientrato a pieno regime. No, da quel punto di vista ero molto tranquillo, ero molto più preoccupato che se sarebbe successo qualcosa in mediana dovevamo ricambiare un po' le carte in tavola. Però anche questa settimana abbiamo preparato qualcosina, però la squadra ormai ha trovato una sua struttura, e quando vedi vai a modificare e poi ricambi qualche assetto. Quando siamo andati a 5 la squadra si è abbassata e non trova più le giuste distanze. È una squadra che ormai è proiettata a giocare in un determinato modo, si divertono, hanno una mentalità offensiva e dobbiamo battere su quello senza abbassare la voglia di recuperare la palla, e per noi diventa determinante quell'aspetto. Infatti sono arrabbiato per aver preso gol a tempo scaduto, ed è un aspetto che noi questo qua dobbiamo portarcelo dentro. I ragazzi erano dispiaciuti per questo, anche se poi la verità è che c'era un tocco di mano sul calcio di rigore, però intanto l'abbiamo preso e a tempo scaduto non va bene. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria. Una prima domanda è le condizioni di Maestrelli, che è uscito per una botta, no, al piede con uno scontro con Varone, e poi che cosa ha detto ai ragazzi nel fine primo tempo, perché a parer mio la squadra pronti via subito è entrata aggressiva, convinta, infatti c'è uscito anche il gol. No, di Maestrelli sinceramente non lo so, adesso devo parlare con l'area medica, col dottore che mi aggiornerà su tutto. E per quanto riguarda i ragazzi, come analisi non sono d'accordo, perché la squadra anche il primo tempo ha approcciato bene, poi che non siamo andati in vantaggio è un altro discorso, ma la squadra ha fatto un buonissimo primo tempo. E ragazzi, ho detto proprio quello che ho detto a voi. Io ho detto che ero contento per come stavamo difendendo e sviluppando, ma c'era da tenere le antenne dritte, perché la partita si sarebbe giocata nei primi 15 minuti. Se fossero entrati in campo con quella rabbia giusta, saremmo andati in vantaggio, e così è stato, perché l'abbiamo gestita tutto il primo tempo la gara e meritavamo di andare in vantaggio. Adesso c'è da resettare, dopo queste due settimane hanno vinto praticamente tutte e non era facile giocare per ultimi, sapendo già tutti i risultati, e la squadra è veramente entrata con la mentalità giusta, ma l'avevo già visti ieri in rifinitura che hanno fatto un grande allenamento, e adesso c'è da resettare veloce, c'è da accantonarla, però ci teniamo questi tre punti e prepariamo una trasferta difficilissima, però con questo spirito, sperando che non succeda niente in settimana dal punto di vista fisico, la prepariamo con un bel entusiasmo, con questo spirito che ho visto anche dallo stadio oggi. Mi è piaciuto, ci ha spinto tanto, si respirava una bella atmosfera anche rispetto a Campobasso, che c'era un po' più di silenzio. Invece stasera è stato veramente tutto molto bello. Dobbiamo andare avanti così, come blocco unico, uniti tutti insieme, e piano piano i ragazzi miglioreranno ancora di più. Grazie. Grazie. Social Mister Di Carlo, poi...